L'esperienza nasce, come dicevo in apertura, da un documento che fu scritto da un gruppo di intellettuali nel novembre del 2010 e pubblicato sulla rivista di politiche sociali, per cui fu fatto questo manifesto per un welfare del XXI secolo. Intorno a questo si sono raccolte una serie di organizzazioni, soprattutto le organizzazioni di rappresentanza nazionale, diciamo, per capire meglio quello che stava accadendo e che cosa noi, attori delle politiche sociali, potevamo fare. Noi che cosa vogliamo? Noi vogliamo essere un pochino più partecipi. Negli ultimi anni in questo paese è mancato un po' il confronto con le organizzazioni. Ora un po' è ripreso questo dialogo, ma sicuramente manca il dialogo civile, che è quello favorito dalle istituzioni a tutti i livelli con le organizzazioni di volontariato, non profit in genere, quindi cooperative. Parlare di dialogo civile significa parlare di partecipazione alla cosa pubblica, quindi noi organizzazioni, quindi noi cittadini vogliamo partecipare, non soltanto subire, tra virgolette, scelte che vengono fatte dai nostri rappresentanti parlamentari, dai nostri eletti ai consigli regionali, eccetera. Vorremmo avere un confronto un po' più vicino. Per quanto riguarda i giovani, io ho citato la legge 285. Noi abbiamo questa importante riforma, legge di riforma, che è la 285 del 1997, che istituisce il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che vuol dire che a livello locale, a livello territoriale, si possono creare le misure, si possono creare quei servizi per minori e adolescenti dai 0 ai 18 anni. Molti di questi servizi sono interventi di educativa territoriale, di servizi aggregativi, di iniziative di sostegno alla genitorialità, perché vediamo quanta fragilità c'è nei genitori, nell'accudire, nel curare, nel crescere i propri figli. L'innovatività di questa legge è che non interveniva sul danno, ma interveniva in favore di tutti, per cui era universalistica nei confronti di tutti i giovani e tutti gli adolescenti. Spesso i bambini sono nascosti dentro la famiglia, quindi si parla di povertà delle famiglie e non si vede bene invece la povertà specifica dei bambini, anche se sono state fatte sia dall'Unione Europea che dall'UNICEF di recente proprio degli sforzi di prendere il punto di vista dei bambini, dell'esperienza dei bambini. Non possiamo utilizzare sempre gli stessi indicatori che valgono per gli adulti. Chiaro, il reddito è un indicatore, ma per un bambino, per un minore è importante poter o non poter invitare un bambino a casa, avere un'alimentazione adeguata, poter scambiare un regalo anche piccolo, cioè avere una socialità della sua età. Un'attenzione si sta sviluppando in modo un po' restrittivo, perché in termini di capitale umano, per cui ci si concentra sulla necessità di investire sui bambini, quindi sulla educazione, sulle scuole buone, in quanto futuro capitale umano. E questo è, come dire, potente come discorso politico, perché aiuta a legittimare l'investimento di risorse su quelli che ancora non votano. Saranno necessari al nostro futuro. Lo trovo un po' riduttivo, perché i bambini dovrebbero essere considerati cittadini anche in quanto bambini, non in quanto futuro capitale umano. Ecco. E soprattutto nessuno di noi dovrebbe essere considerato solo come capitale umano. Ho l'impressione che questa sottovalutazione dei bambini, ma anche dei giovani, invece oggi stia correggendosi, perché per problemi demografici sostanzialmente, quindi di nuovo per motivi utilitaristici, verrebbe da dire. E però questo potrebbe consentire una correzione di rotta. Purtroppo l'Italia è uno dei paesi in cui questa correzione è avvenuta di meno, siamo un paese molto squilibrato da questo punto di vista,
e quindi siamo ancora molto arretrati. Io sono Liviana Marelli, rappresento il CNCA, sono membro dell'esecutivo nazionale, siamo qui anche a rappresentare la rete Battil 5, che è composta da 7 coordinamenti nazionali importanti che nomino, sono l'UNICEF, la GESCI, l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, la CGL, il CNCA, Save the Children e Arci Ragazzi. Questa rete ha incominciato a lavorare in occasione della conferenza di Napoli, quindi un po' di anni fa, e ha come mission quello di sostenere i diritti dei bambini e dei ragazzi attraverso la definizione e l'approvazione dei livelli essenziali per l'esigibilità di diritti civili e sociali, quelli previsti dall'articolo 117 della Costituzione. Quindi noi siamo qui perché parlare di welfare significa parlare di un sistema di politiche sociali a partire dai diritti, quindi non a partire dall'assistenza e quant'altro, quindi siamo qui fondamentalmente per questo, per portare questo contributo. Abbiamo anche portato un contributo scritto, cioè noi abbiamo prodotto un documento che è qui a disposizione, è stato dato a tutti i partecipanti, che contiene appunto una proposta di definizione dei livelli essenziali per rendere esigibili i diritti civili e sociali dei bambini e dei ragazzi, su cui vorremmo a partire da oggi aprire un dibattito con le organizzazioni, con i cittadini, con tutti coloro che vorranno contribuire. Il nostro documento parte dalla Costituzione e dalla CRC, che ha i 4 principi fondamentali che conosciamo: la non discriminazione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto alla partecipazione e all'ascolto e il diritto a garantire l'interesse superiore del minore. Per esempio, il diritto a crescere in famiglia è uno dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione e anche dalle leggi, pensiamo alla 149. In realtà oggi le politiche di assoluto non sostegno alle famiglie, alle fragilità, comportano sicuramente una lesione di questo diritto. Il diritto a una autodeterminazione del proprio percorso, laddove per i giovani non esiste nessuna attenzione oltre il 18° anno di età, è una lesione di questo diritto alla dignità e alla libertà di costruire un proprio progetto individuale, e via via. Ecco, ce ne sono sicuramente tanti: il diritto al gioco, il diritto all'ascolto. Oggi in molte passaggi anche di carattere giuridico il diritto all'ascolto è confuso con l'incidente probatorio, in realtà non è così. Ecco, allora, tanto per citarne alcuni, ecco, ripeto, il documento non è esaustivo, non è la verità, non è nulla di finito, è però un provare a dire, invece che continuare a parlare della definizione dei livelli essenziali, cominciamo a dire delle cose, proviamo a declinarli e poi apriamo il dibattito. Ecco, il nostro obiettivo oggi è un po' questo. Noi ci collochiamo innanzitutto su un tema fondamentale, che è quello delle alleanze. Oggi ci è stato spiegato molto bene che stiamo parlando non semplicemente di tutelare qualche diritto o fare una piccola azione di lobby, ma di modificare la cultura dello sviluppo. Perché quando si parla di welfare, ci è stato spiegato di nuovo bene questa mattina, si parla di tutto quello che riguarda la condizione dell'individuo. Ora, noi siamo convinti di avere delle sensibilità importanti, di avere qualche problema nostro al nostro interno, cioè spesso la nostra frammentazione ci rende più deboli politicamente e nel portare avanti le nostre idee, ma soprattutto di avere anche essere considerati come terzi rispetto a soggetti che hanno, come è stato detto ancora oggi da Leon, la stessa deontologia verso le persone. Ci stiamo a fare sostanzialmente alleanze, vedere se c'è una visione comune su alcuni dei temi che ci interessano, ma soprattutto cercare di sdoganare un'idea che per noi del terzo settore è compiuta, ma fuori no, che il terzo settore non è semplicemente un pezzettino del sistema imprenditoriale, no? Anche chi ci vede dietro all'impresa, ma è un modello. Pensate per esempio a come nelle attività svolte all'interno delle nostre associazioni sono attività con un forte contenuto umano, quindi di attività. Noi non vogliamo infrastrutture terrificanti. L'idea dei rifiuti, la gestione dei rifiuti può diventare una gestione di democrazia e il posto di occupazione per tante persone. Qualche infrastruttura pesante in meno, qualche appalto magari clientelare in meno, tante persone che collaborano e tanto lavoro in più. Allora, tutte queste cose sono nel DNA del terzo settore, che l'esperimenta, è un laboratorio, non può fermarsi lì. Cioè questa nostra competenza è una responsabilità che va comunicata e deve mobilitare. Questa è l'idea sostanzialmente, quindi siamo qua e quindi per noi è un momento importante. Questo non è un momento di riflessione che si ferma qui. L'idea è quella che da qui nasca una
un percorso che porti noi tutti a riappropriarci di un passaggio fondamentale, che è quello di interagire sulla democrazia deliberativa, che non è quella partecipativa e non è quella rappresentativa, che passa attraverso le competenze dei singoli e la rilevanza dei singoli per quello che fanno sui territori. Questa è la differenza fondamentale. Attenzione che dietro, se la politica ci saprà ascoltare, c'è l'altro dei problemi fondamentali della nostra società. Tutte le politiche di coesione stanno in piedi se c'è fiducia fra i cittadini. Allora, non possiamo solo crogiolarci del fatto che il 70% degli italiani dice che il volontariato è meritevole di fiducia. Per noi il 4% ai partiti è un problema, perché il 4% alla democrazia rappresentativa significa sostanzialmente che questo Stato è ingovernabile e che quindi prevalgono le lobby e le azioni dei singoli e delle clientele, che non è quello che fa bene a noi e fa bene al nostro mondo.